Mamma mia, che serata, che nottata, ragazzi. Ho dormito poco, come spesso mi capita dopo certe imprese. Ieri, secondo me, il Monza l'impresa l'ha fatta a Pordenone. Ha giocato con un Primavera in campo dal primo minuto. Ha giocato con Rigoni e Barilla, che, come ha ricordato Gagliani nell'intervista in esclusiva a Binario Sport, tra l'altro vi metterò un link qui, sono due mediani che sono stati adattati ai ruoli di terzini. Pirola all'esordio al fianco di Scaglia, difesa in battuta per 120 minuti e poi quel Daniele Sommariva, eroe di Lignano Sabbiadoro, che ha parato tre rigori su quattro. Sono belle queste storie di terzi, eccolo qua, guardate che bello questo abbraccio tra Luca Righi e Daniele Sommariva, davvero bello, preparatore del portiere con il suo allievo, l'abbraccio del gruppo alle mie spalle nelle foto che ci ha gentilmente inviato il Monza Foto Buzzi. Questa è ancora una foto di Righi che va ad abbracciare Sommariva, bellissimi questi scatti a fine partita, un po' meno bello questo momento dell'espulsione del giovane Colferai, forse un po' troppo eccessivo il doppio giallo al giovane attaccante. A volte gli arbitri dovrebbero avere anche un minimo di psicologia nei confronti di un ragazzo classe 2002 che esordiva in prima squadra. Però voi pensate, il Monza che è andato a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone a giocarsi un quarto turno di Coppa Italia in pienissima emergenza, con metà squadra fuori, causa Covid, causa infortuni, e poi la scelta giusta, giusta di Brocchi, della società, di lasciare a casa a riposo dei giocatori in vista della trasferta di Cittadella. Non lo dico io, anzi, vi devo dire la verità. Quando l'altro ieri ho letto la lista dei convocati con questa sfilza di giocatori della Primavera e con Donati, Lepore, che sono rimasti a Casari, e Boateng, Paletta, che sono rimasti a Monza a riposarsi, sono rimasto un po' perplesso. Sono rimasto molto perplesso. Ho detto, vabbè, il Monza andrà, non dico a fare una gita a Lignano, ma quasi. Ho detto, testa al campionato, punto e basta. Anche se poi ieri mattina ho corretto un po' il tiro, abbiamo titolato su Monza News che il Monza avrebbe pensato, giustamente, prima al campionato abbiamo detto che avrebbe cercato di fare l'impresa e così per fortuna è stato. Allora, ho poco da dire sulla partita. Vi metto il link qui sotto della diretta con la cronaca di Alberto Bertolotto, collega delizioso e bravissimo di Pordenone, che ha fatto una radiocronaca stupenda. Non lo conoscevo Bertolotto come radiocronista, l'ho sempre letto, fa dei pezzi davvero spettacolare, molto bravo, un giornalista che sa diffondere notizie o costruire storie in maniera davvero pregevole. Ieri sera è stato bravissimo, 120 minuti di radiocronaca senza nemmeno un tentennamento, preparato, è andato in onda preparato, sapeva la storia degli ex precedenti, ci ha raccontato anche delle storie particolari, anche per questo motivo che voglio mettervi qui sotto il link della radiocronaca che abbiamo caricato su YouTube, all'interno della quale troverete le interviste di Adriano Galliani, l'intervista al direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli, Roberto Mazzo, insomma, è davvero stata una diretta molto molto ricca. Ieri sera mi è piaciuta, abbiamo avuto veramente centinaia di spettatori, quasi, credo, oltre 600 commenti live, e proprio per questo su Monza News non faremo ovviamente la diretta live di Cittadella Monza sabato, perché la partita è in chiaro e perché la potete vedere anche su DAZN, ma faremo un bel post partita, un bel commento insieme a voi, commenti live su quella che è la prossima giornata molto delicata di Serie B di Biancorossi. Avrete la possibilità durante la partita di seguire gli aggiornamenti in diretta e il testuale con Antonio Sorrentino, quindi la testa va già al campionato. Ho poca voce, purtroppo dovete perdonarmi, ieri sera è stata una diretta molto lunga,
che insomma ci ha tolto un po' di risorse, di energie. Non abbiamo, ripeto, dormito niente. Allora, vedete il titolo: Impresa Monza, ora occhio al mercato. Perché abbiamo scritto questo? Allora, Adriano Galliani ieri in diretta ha assicurato che il Monza non tornerà sul mercato dopo l'infortunio a Mattia Finotto. Però, leggendo un po' tra le righe, nel collegamento invece con Filippo Antonelli c'è stato un verbo che, quando viene pronunciato, mi fa sempre pensare che ci sia qualche pensiero, sul mercato. È per questo che vi metto il link qui sotto della diretta di ieri sera, quel vedremo del direttore sportivo Filippo Antonelli. Filippo ha precisa domanda: ricorrerete al mercato degli svincolati per quanto riguarda la punta? Ha risposto: vedremo. Adesso il Monza resterà così com'è, come ha detto Adriano Galliani, vedremo quello che succederà nelle prossime partite. È logico che se Gyökeres e Maric non dovessero recuperare in tempi brevi, l'infortunio di Finotto, Motta Carabaio, che insomma in questo momento è l'unico attaccante, Boateng sta ancora entrando in forma, è logico che secondo me un pensierino sul mercato si farà. Ci sono tanti nomi davvero molto molto importanti e secondo me un pensiero verrà fatto. Escludo il nome di Mathieu Flamini, che si è offerto, però il Monza ha bisogno di giocatori pronti. Flamini è un giocatore sulle cui qualità non si discute, però insomma è fermo da tempo. Il Monza ha bisogno di giocatori assolutamente pronti. Come sempre vi chiedo di dirmi la vostra opinione su tutto quello che è stato detto, su quella che è stata la prestazione del Monza, su quelli che sono stati i risultati, anche sulla posizione di Christian Brocchi, perché non è che è una vittoria o una sconfitta cambiare il vostro pensiero. Io credo, e qui chiudo, che ieri è stata fatta un'impresa anche grazie alle idee di Brocchi, che l'abbiamo criticato, molti di voi l'hanno massacrato, alcuni hanno anche esagerato, secondo me, con le critiche. Poi ripeto sempre: ognuno è libero di dire la propria opinione. Quello che dico sempre è che se uno è un tifoso del Monza, deve criticare l'allenatore o la squadra dopo una sconfitta. Però allo stesso modo dovrebbe essere quantomeno pronto a dire ho sbagliato, a dire la sua anche dopo le vittorie. E mi pare che tutti quelli che vanno a criticare Christian Brocchi dopo una sconfitta, dopo anche un pareggio, poi quando si vince non li vedo quei nomi, eh? Non li vedo spesso quei nomi. Quando pubblichiamo il post sulla pagina Facebook di Monzelius, almeno questo è il mio pensiero. Va bene, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale, troverete anche un bello sconto Airbnb per il vostro prossimo viaggio. Mi raccomando, vi aspetto sempre qui e collegatevi sabato Cittadella Monza su Monza News, aggiornamenti in tempo reale e poi commenti a fine partita. Ciao e alla prossima.